Oggi presso la zona commerciale di Contrada Saletti ad Atessa, l'Arcobaleno, negozio notoriamente conosciuto per articoli per l'infanzia, compie uno storico traguardo, quello dei 25 anni, che in tempi di crisi ovviamente è da prendere con grande soddisfazione. Quindi l'Arcobaleno possiamo dire che va in controtendenza. Lo chiediamo a Nicola Antichi, che è uno dei due fondatori. Sì, in effetti, visto i tempi, sembra andare un po' controtendenza, però io sono convinto che quando la situazione è un po' precaria bisogna rimboccarsi le maniche e dare sempre un segnale di sicurezza e fare anche qualche sforzo in più per dare magari al cliente che ci viene a trovare di frequente una giornata come questa, insomma, ecco. Giovanna Totaro è la moglie di Nicola ed è poi colei che materialmente ha curato questo negozio sin dalla nascita. Ci vuole anche un po' di amore, anzi tanto amore per i bambini per poter fare questo lavoro. Dico sempre che questo è un qualcosa di cui non potrei mai fare a meno. È vero che è faticoso, ma veramente quando entrano i bimbi all'interno del punto vendita è un qualcosa di veramente bello, bello. E anche se sono passati 25 anni, veramente è piacevole. Ogni giorno, ogni momento è sempre un momento piacevole. Annalisa Antichi invece rappresenta la nuova generazione della famiglia Antichi all'interno dell'Arcobaleno e lei ha festeggiato il primo compleanno quando l'Arcobaleno ha iniziato l'attività e quindi forse è stata la prima vera cliente. E ci vuoi raccontare un po' la storia che tua madre e tuo padre ti hanno detto dell'Arcobaleno? Sì, volentieri. L'Arcobaleno io dico sempre che è un po' cresciuto con me, perché io ero piccola, avevo un anno, quindi tutta la crescita che c'è stata del negozio è stata insieme a me, quindi non solo sono stata la prima cliente, ma sono stata anche la prima a vivere tutti i cambiamenti che ci sono stati nel corso degli anni e del tempo, anche perché il negozio quando è nato era piccolo, era piccolissimo, quindi tutto quello che è avvenuto dopo fino ad arrivare a quello che è oggi è stato un passo dopo l'altro, sono stati comunque dei piccoli passi a cui ho assistito e ho cercato sempre di collaborare. Oggi mi occupo di comunicazione e marketing, quindi sono responsabile di questo settore per il negozio e spero io insieme comunque alla mia famiglia di fare sempre il meglio e di accontentare sempre i clienti per quello che è possibile, anche perché questa forse è la sfida più difficile che un titolare di un negozio possa avere. Ringraziamo tutti e siamo felici di essere arrivati a questo traguardo importante. Grazie. Antonio invece rappresenta la parte maschile della discendenza antica all'interno dell'Arcobaleno, un negozio che però solitamente è sempre più preferito dalle donne, e però adesso ti hanno coinvolto anche a te che sei un maschietto, vero? Sì, in effetti io da quest'estate ho cominciato a prendere parte nel reparto giocattoli, quindi cerco di essere sempre abbastanza competente per quanto riguarda il mio reparto, perché comunque me lo sento abbastanza mio, anche perché sono tanti articoli, quindi ricordarsi magari tutto quello che fanno, essere sempre gentili con i clienti allo stesso modo, non avere riguardi verso alcuni, quindi cerchiamo di fare il massimo e di far contenti tutti. La nostra è una generazione che va avanti e continuerà ad andare avanti. Ci auguriamo che questa festa sia un simbolo che rimarrà nella mente di tutti quanti. E infine chiudiamo con Nicola, che cosa possiamo dire? Ci rivediamo tra 25 anni all'Arcobaleno? Sarebbe un bel traguardo, magari come questi 25, i primi 25. Noi siamo partiti quasi per scherzo. La storia l'ha spiegata adesso Annalisa. È nata un po' come una scommessa. Quando siamo nati alcuni settori non esistevano e molti altri si acquistavano in punti non prettamente specializzati. Siamo arrivati a oggi a ospitare una bella gente. Oggi ho visto belle persone, i figli dei primi clienti. E quindi questa è una di quelle soddisfazioni che lasciano il segno nella vita. Il futuro, chissà, è sempre incerto. Noi siamo qui spalleggiati da questi due baldi giovani che sono i nostri figli.
sperando che loro riescano a fare meglio di quello che abbiamo fatto noi. Fare meglio in qualsiasi campo, in qualsiasi cosa, non è mai facile. Confermarsi è sempre anche difficile, però insomma l'esperienza serve pure a far andare avanti, in questo caso il nostro contesto che è il negozio d'infanzia, sperando di accontentare sempre i clienti che vengono, farli rimanere soddisfatti. Se abbiamo mancato in qualcosa ci scusiamo, non l'abbiamo fatto certo per ingannare qualcuno, siamo sempre qui, del resto se siamo qui da 25 anni non ci siamo mai nascosti dietro un qualcosa che a qualche cliente può darsi che sia stato, non sia andato diciamo per il verso giusto. Sì. Aggiungere altro potrei fare solo confusione.